Superbonus in Basilicata risposta ben al di sotto delle aspettative, lavori solo sul 3,4% degli edifici. In piazza per chiedere la chiusura immediata del CPR di Palazzo San Gervasio, il presidio stamane a Potenza. In 700 dalla Basilicata a Roma per la giornata mondiale dei bambini, oltre 100.000 i piccoli da 101 paesi del mondo per un abbraccio collettivo a Papa Francesco. Si chiama Inciampo, la pizzeria bistrò della cooperativa Insieme Onlus che ha aperto i battenti da pochi giorni a Potenza. Un progetto di inclusione e reinserimento sociale, primo locale in Italia completamente zero alcol. I festeggiamenti in onore di San Gerardo da stasera in piazza Mario Pagano tornano il Potenza Folk Festival e la cantina del portatore tra musica e buon cibo aspettando la storica parata dei turchi. Buona domenica e ben ritrovati con l'informazione sulla Nuova TV, lo sentivate dai titoli. Oggi in apertura parliamo del super bonus, in Basilicata si registra una risposta ben al di sotto delle aspettative. Degli oltre 160.000 edifici residenziali presenti in regione, solo 5.500 hanno beneficiato degli incentivi. Sentiamo tutti i dettagli da Michelangelo Russo. Sono 5.513 gli edifici interessati dai lavori di efficientamento energetico, comprese villette e seconde case, con oneri a carico dello Stato di oltre 1,5 miliardi e un valore medio di quasi 300.000 euro di detrazioni. Valore quest'ultimo secondo soltanto a quello espresso dalla Valle d'Aosta e superiore all'importo medio a livello nazionale. È l'ultimo rapporto curato dalla CGA di Mestre a scattare la fotografia sui lavori superbonus avviati in Basilicata che hanno interessato il 3,4% degli edifici residenziali presenti in tutta la regione, un dato leggermente inferiore in questo caso a quello nazionale. Una risposta quindi sotto le aspettative per via probabilmente anche delle problematiche denunciate da ANCE attinenti soprattutto all'instabilità normativa che governa l'accesso al provvedimento introdotto dallo Stato proprio per rilanciare il settore dell'edilizia. Tra tutte quella dei progetti bloccati a causa della retroattività delle ultime modifiche. E il numero di asseverazioni caricate sul sito dedicato restituisce un quadro di profonda diffidenza del tessuto sociale lucano verso la misura. I dati si riferiscono ai lavori relativi ai condomini, agli edifici unifamiliari, alle unità immobiliari indipendenti e anche ai castelli al 30 aprile scorso. Per il consigliere provinciale di Potenza del PD, Carmine Ferrone, le ultime modifiche apportate all'impianto normativo hanno reso urgente e necessario l'intervento delle istituzioni, a partire dal nuovo Consiglio regionale. Ferrone chiede l'attivazione di un tavolo di crisi e il coinvolgimento delle associazioni di categoria e dei sindacati. Un sit-in per chiedere la chiusura definitiva del CPR di Palazzo San Gervasio, a manifestare questa mattina a partire dalle 10 in piazza Mario Pagano a Potenza, rappresentanti di associazioni, movimenti politici, studenti e semplici cittadini. La storia del CPR di Palazzo San Gervasio, che vediamo nelle immagini, sottolinea l'organizzatore del presidio Maurizio Tritto, nasce fin dal 2011 quando fu aperto per la prima volta per poi essere chiuso dal Tribunale di Melfi a seguito di indagini su presunte violenze da parte delle forze dell'ordine, appalti poco chiari e la non idoneità della struttura. Nel 2017, proseguono i manifestanti, il centro ha riaperto nel silenzio della politica. A gennaio un'inchiesta della Procura di Potenza su presunti maltrattamenti all'interno della struttura ha portato ai domiciliari un funzionario di polizia, mentre per un medico di base è scattato il divieto per un anno di esercitare la professione presso i CPR. Per tutte queste motivazioni dai manifestanti la richiesta al prefetto di Potenza di chiudere definitivamente il CPR di Palazzo San Gervasio. Ora ci occupiamo di salute, positivo il bilancio della campagna di screening per la diagnosi del tumore al seno promossa dal Comitato Lucano di Comen Italia. Oltre 300 le prestazioni offerte nelle prime 4 tappe a Matera, Policoro, Valdagri e Paterno. Sentiamo Mariolina Notargiacomo.
Volti stanchi ma sorridenti, il capo coperto da foulard colorati. Sul sito Susan Come in Italia le testimonianze delle donne in lotta contro la malattia dimostrano come la mission dell'associazione sia di fondamentale importanza e cresce il numero di persone che non perde occasione per sottoporsi ad uno screening, una cultura della prevenzione che si sta sempre più radicando anche grazie alle iniziative come quella promossa dall'Associazione per la lotta ai tumori al seno. Ha ottenuto un grande riscontro la carovana della prevenzione di Come in Italia che su iniziativa del Comitato Basilicata ha offerto 4 nuove giornate di controlli gratuiti per consentire alle donne di prendersi cura di se stesse con particolare attenzione alle categorie più fragili che spesso trascurano la salute. 56.000 ogni anno affrontano una nuova diagnosi di tumore del seno, una percentuale sempre maggiore riesce a guarire grazie alla diagnosi precoce. Nelle 4 giornate a Matera, Policoro, Valdagre e Paterno sono state offerte oltre 300 prestazioni a donne in fascia di età non ricompresa negli screening regionali tra mammografie, visite senologiche, visite ginecologiche, consulenze nutrizionali e fisioterapiche. Le 4 giornate hanno infatti visto una valida collaborazione tra il Comitato Basilicata di Come in Italia, le amministrazioni locali, privati e soprattutto le istituzioni sanitarie del territorio lucano che hanno garantito il supporto medico. Le attività si sono svolte grazie al prezioso lavoro e al coordinamento dei volontari dell'associazione. Le amministrazioni comunali di Matera, Policoro e Paterno hanno sostenuto la campagna Sinergie che consentiranno la promozione di nuove tappe della carovana della prevenzione. Il Comitato Basilicata di Come in Italia, già impegnato nei preparativi per l'edizione 2024 della Race for the Cure che si terrà a Matera dal 27 al 29 settembre, proseguirà la sua azione su tutto il territorio regionale. Anche 700 bambini e bambine delle scuole lucane hanno preso parte a Roma alla giornata mondiale dei bambini. Nella capitale sono arrivati oltre 100.000 piccoli tra i 6 e i 13 anni da 101 paesi del mondo per un abbraccio collettivo a Papa Francesco. 2 giorni di festa, di dialogo, condivisione e preghiera. Ad accogliere il Papa c'erano i coordinatori dell'evento, padre Enzo Fortunato, Aldo Cagnoli, Marco Impagliazzo e Angelo Chiorazzo della cooperativa Auxilium. Teatro della manifestazione ieri, lo Stadio Olimpico. Questa mattina invece in Piazza San Pietro la Santa Messa presieduta da Papa Francesco e il monologo di Roberto Benigni, un evento senza precedenti nel segno della speranza. Si chiama Inciampo, la pizzeria bistrò che ha aperto i battenti da pochi giorni a Potenza all'interno del centro di recupero per le dipendenze patologiche della cooperativa Insieme Onlus. Un progetto di inclusione e reinserimento sociale che è anche il primo locale in Italia completamente zero alcol. Ce ne parla Mara Risola. Si chiama Inciampo per ricordare quanto una caduta, un imprevedibile cambio di percorso possa trasformarsi in occasione di crescita e soprattutto di rinascita. A Potenza la pizzeria bistrò di Viale del Basento, inaugurata qualche giorno fa, nasce da un progetto di inclusione e reinserimento sociale voluto dall'associazione Insieme Onlus. Rappresenta il primo locale in tutta Italia completamente zero alcol e acqua free, aperto al pubblico all'interno di una comunità riabilitativa delle dipendenze. Ci sono ragazzi che noi ospitiamo che non hanno un mestiere, non hanno un lavoro e spesso non hanno famiglia, quindi ci siamo posti da sempre, insomma, senza trovare rimedio, un vero e proprio reinserimento lavorativo. E qui i ragazzi faranno una formazione, faranno un lavoro vero, impareranno a fare la pizza, impareranno a fare il barman, impareranno la cucina, impareranno a servire a tavola. Un modo per dare una concreta seconda possibilità a chi ha superato un periodo difficilissimo. È un'esperienza bellissima, diversa dalle altre, si lavora in maniera diversa anche rispetto agli altri lavori, diciamo, perché c'è una comprensione maggiore tra di noi, poi è un gruppo molto affiatato e niente, mi sento rinata dopo questa esperienza. Sono contentissimo perché è sempre stato il lavoro che ho voluto intraprendere già da quando ero giovane e grazie alla possibilità della comunità Insieme sono riuscito
ed esprimermi al mio meglio in questo settore. Un'occasione di crescita collettiva all'insegna della condivisione della buona cucina, anche con la pizza sospesa. Ci siamo un po' ispirati a Napoli con il caffè sospeso, quindi qui chiunque potrà donare una pizza sospesa che poi noi provvederemo a destinare a chi ne ha più bisogno. Ad accompagnare le pizze ci saranno bevande interamente analcoliche realizzate all'interno della cooperativa. Due bevande che facciamo qui in sede, uno si chiama il kombucha e l'altro si chiama il kvass. Queste due bevande le produciamo direttamente qui e potete assaggiarle non appena venite a trovarci. Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Gerardo. Da stasera in piazza Mario Pagano tornano il Potenza Folk Festival e la cantina del Portatore, tra musica e buon cibo, aspettando la storica parata dei turchi che, come da tradizione, sarà preceduta dal pranzo dei portatori in largo Pignatari. Sentiamo Isabella D'Andrea. Convivialità, condivisione, solidarietà e inclusione caratterizzano da sempre le iniziative dei portatori del santo, in campo da diverse settimane per onorare il santo patrono. Dopo i DJ set, gli eventi nelle scuole e i memorial sportivi, da stasera al via il Potenza Folk Festival, che per 3 giorni a partire dalle 19.30 animerà Piazza Mario Pagano con artisti di fama nazionale e gruppi di musica folk locali. Durante i concerti ad ingresso libero e gratuito sarà possibile, come da tradizione, degustare i prodotti tipici offerti dalla cantina del Portatore, animata dall'allegria trascinante degli oltre 200 associati. Ad aprire le danze stasera i concerti degli Amari Mai, gruppo che unisce il nobile suono dell'arpa biggianese e del violino agli strumenti della tradizione pastorale, e i Terra Ross, che proporranno la loro musica che profuma di sud. Domani sul palco gli Accipiter, gruppo folk di Accettura, i potentini Meridional Freedom Flight e i Banda Cadabra. Il 28 maggio il concerto finale degli Ex Ottago, gruppo di rilievo nazionale che rimarca dell'impronta sonora del Potenza Folk Festival. Spazio poi al premio portatore d'oro Antonio Statuto, che quest'anno sarà assegnato al potentino Gianluca Caporaso, scrittore di fama nazionale, vincitore del premio Elsa Morante Ragazzi. Il 29 maggio il tradizionale pranzo dei portatori in largo Pignatari, per concludere i festeggiamenti tra canti e balli popolari in un grande banchetto che quest'anno giunge alla 25esima edizione. Come sempre, i pasti non distribuiti saranno consegnati a magazzini sociali, che li consegnerà alle famiglie della propria rete solidale. Dopo il pranzo, il momento più importante con i portatori del santo, che durante la storica parata dei turchi porteranno a spalla il tempietto di San Gerardo. E siamo al calcio. Sconfitta per il San Cataldo ieri sul campo del Costa d'Amalfi nella gara di andata delle semifinali degli spareggi nazionali per l'accesso in Serie D. Costieri in vantaggio al 23esimo del primo tempo con Massa, al 18esimo della ripresa il pareggio dei Lucani con Celli, al 36esimo Massa fa doppietta e fissa il punteggio sul 2-1 finale. La gara di ritorno in Basilicata domenica 2 giugno. E parliamo di calcio a 5 femminile, grande festa a Salandra per la promozione in Serie A del CMB. Le biancazzurre hanno sfilato per le vie del paese per poi essere accolte in municipio dal sindaco. Il servizio è di Vito Sacco. Promossa nella Serie A di calcio a 5 femminile dopo un solo anno nella massima serie regionale e un altro anno in Serie B, l'intera squadra del CMB Futsal Team con la dirigenza al completo si è ritrovata in piazza San Rocco a Salandra insieme ai tanti tifosi che l'hanno seguita durante la stagione calcettistica 2023-2024 per festeggiare la promozione. Dopo la festa di piazza tutti insieme si sono radunati nell'aula consiliare per un incontro guidato dal consigliere comunale Donato Raudino e dall'addetto alla comunicazione della società Michele in campo, dove sono state proiettate le reti più belle del campionato appena trascorso e dove si è parlato del futuro della squadra. A dare il benvenuto è stato il sindaco Giuseppe Soranno, che ha messo a disposizione il Pala Saponara per questa splendida avventura del CMB. Per Salandra rappresenta un grande risultato,
la piccola comunità che ha oggi una squadra in Serie A, calcio a 5 femminile, e che ha portato nel passato degli ottimi risultati, adesso ha ripreso e quindi con grande orgoglio noi siamo contentissimi di accogliere qui la squadra e di ospitarla nelle nostre strutture sportive, che con grande sacrificio vengono mantenute perché il comune ha un numero di abitanti tali da non garantire, però c'è uno sforzo di tutta la comunità, di tutti i ragazzi, di tutta l'amministrazione affinché questo possa essere un'attività viva, l'impiantistica sportiva utilizzata soprattutto dai giovani, che diventa un elemento di aggregante, di condivisione, di squadra. È toccato al presidente Rocco Auletta parlare dei progetti futuri della società e al direttore sportivo Angelo Pascale parlare delle aspirazioni della squadra a breve e a lungo termine. Obiettivi esagerati non ce ne sono, sicuramente al primo anno di Serie A dobbiamo anche noi capire tante cose, è la prima esperienza in Serie A femminile, abbiamo avuto esperienze con la Serie A maschile, ma penso che un po' di cose cambiano, quindi allestiremo sicuramente un roster competitivo, intendo a mantenere la categoria, a farci la nostra esperienza in A, poi insomma, questo sport alla fine non si sa mai quello che ti riserva, però l'obiettivo nostro per il prossimo anno sarà sicuramente una salvezza tranquilla, un campionato tranquillo, cercando di divertirci e fare esperienze in questa nuova avventura. In chiusura un appuntamento per i nostri telespettatori, oggi alle 16 sulla Nuova TV in onda lo speciale della prima edizione del Trofeo della Legalità, quadrangolare che ha visto protagonisti rappresentanti della Fondazione Potenza Futura e del Potenza Calcio, dell'Associazione Motoclub Polizia di Stato, i ragazzi del Seminario Maggiore e gli atleti del Rione Libertà di Potenza, un grande evento sportivo al quale hanno preso parte migliaia di studenti degli istituti comprensivi della provincia di Potenza. Repliche alle 21 e a mezzanotte. Ed è tutto per questa edizione, torniamo alle 19. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una buona domenica.